la penna della Filippina della Rowling, che non ne può più e li fa scrivere alla domestica. E noi però continuiamo, e continuiamo ad andarli a vedere. E vediamoli tutti, 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 e avanti. Harry, io ho freddo. Alza il termostato. No, consuma troppo. Ma io ho freddo. Harry e Hermione ormai vivono insieme. Vabbè, ma adesso fa un po' troppo caldo, eh? No, io sto bene così. E io mi ci abbasso. Ecco, bravo. Hai spaccato il termostato. Oggi è sabato, dobbiamo restare così fino a lunedì. L'ennesimo capolavoro della saga che ci deflora le vie biliari da 80 anni. Hermione, un caffè? Lo zucchero? Basta, va. E la girata? Incantesimi, magie, effetti speciali e le solite cazzate che piacciono tanto ai bambini e che ai grandi fanno dire... Sarà per bambini, però, porca miseria, ti prende. Io sono rimasto così, senza fiato, eh. Bello, bello, bello. Se ci pensi che questa qua non c'è una lira, si è messa lì, tipo una cagata per bambini, perché cagata. Vorrei, eh. C'è miliardi. Sfide all'ultimo incantesimo. Ace-maker! Salva la vita! Amplifon! Eh? Amplifon! Non ho sentito. Raggi! Mariachi! L'ottimismo, il profumo della vita! L'inseparabile cappello parlante. Sei nuovo di qua? Ma c'hai la moto? Così per far due chiacchiere, non è questo se la tira. Ma per Harry, molte cose sono cambiate. La mia Nimbus, sei tu la mia Nimbus, ti riconoscerei tra mille. Vola! Allora io esco, eh? Harry Potter e l'arteriosclerosi galoppante.